Lo sbaraglio? Sì. Perché tu non hai fatto capoeira, Paolo? Perché io sono campione mondiale di capoeira, non volevo umiliare Carpigiano. Il gruppo Topazio. Ah, certo, sicuramente. Cosa vorresti dire? Non voglio dire nulla, però voglio dire che adesso è arrivato il momento di far scendere in pista e vedere come si comporteranno sulla... Sono già salite? Ah, come si comporteranno le nostre ragazze che sono qui dietro le quinte. Le possiamo spiare? Vedere un po' anche come sono... Non le possiamo spiare ancora? Allora, aspettiamo ancora qualche istante perché hanno avuto veramente cosa, 20 minuti per cambiarsi e vestirsi, non so come, perché è tutta una sorpresa anche per me. È fondamentale. Poi dovranno togliere degli elementi e gestirne degli altri, che ne so. E beh, il burlesque, questo è. Certo. Mariotto, che fai? Perché ti rovesci sul tavolo? Sono felice di questa cosa. Che cosa hai? Dico del burlesque, a me piace tanto. No, il burlesque è molto bello. Bisogna saperlo fare. Wow. Allora, attenzione. La prima, ci sono tutte le altre pronte dietro le quinte? Allora, la prima concorrente a scendere in pista, però la vorrei già vedere in posizione, scusate. Mentre io l'annuncio, possiamo farla sistemare in posizione? In modo che non sveliamo la sorpresa del suo abbigliamento. Allora, ecco, vedo le ragazze dietro le quinte che si stanno preparando. Lucrezia Lante della Rovere. Amato mio, love me forever and let forever begin. The feeling there, 'cause it comes from the heart. Lucrezia Lante della Rovere! Vieni tesoro! Bellissima signora! Vorrei un giudizio adesso. Sì. Nata per il burlesque. Cioè, lei è nata per il burlesque. Penso che sono una cosa sola, lei è il burlesque. Ricordiamo una cosa a tutti che siamo ancora su Rai 1, ed è un momento di svolta con le stelle. No. Brava, bravissima. È sempre con classe e eleganza. Infatti, è riuscita a fare tutto con grande classe. Sì. Io direi, ecco, è la giusta lentezza. Vorrei proprio che spiegasse anche Caroline l'essenza del burlesque tra sex appeal ed eleganza. Sì, cioè il burlesque è proprio la massima della femminilità e deve essere una cosa molto sensuale, ma sempre con classe e niente volgare. E sei riuscito a farlo, veramente, brava. Vorrei sentire Sandro. Ma guarda, lei è stupenda, perché è stupenda, sicuramente da 10, è avvantaggiata dal fatto che è un'attrice, lei ha interpretato una parte, sembrava in una scena di un film, complimenti. Grazie. E allora faccelo fare un bel film, allora, un bel film burlesque. Perché no, diventa una cosa divertentissima. Che voto vogliamo dare a Lucrezia? 10. 10, Lucrezia, vai! Divertita? Molto, molto. Cara, grazie. Accomodati, Lucrezia, con le sue piume e il suo burlesque.